Ciao ragazzi, Coblast, nuovo video analisi. Non deve essere l'inizio di una nuova serie, lo sottolineo subito all'inizio, perché in maniera spontanea, senza che io l'avessi richiesto, un ragazzo di nome Matteo mi ha inviato il suo salvataggio. Un salvataggio che devo farvi vedere anche solo dalla schermata è particolare. In realtà io presumo, cerco di dare un'ipotesi, magari sbaglio, che sia il salvataggio di uno spagnolo che poi lui abbia tramutato in italiano e abbia ovviamente manovrato e beh, sistemato. Non per i dati, che sono molto alti, ma in realtà le ore è solo uno sfizio averle alte, si sa, poi dipende quante effettivamente le giocate, ma più che altro per un elemento che salta subito all'occhio, ovvero l'obiettivo in spagnolo. Ma questo non è un problema, d'altronde in tanti hanno fatto così, io preferisco di gran lunga avere il mio salvataggio e poterci tranquillamente giocare sapendo chi ho, chi non ho, cosa devo fare, cosa non devo fare, ma sono ovviamente punti di vista. Sono però qui a commentare il suo salvataggio, uno per guardare i giocatori, due per guardare quello che possiede, perché dovrebbe avere una squadra full Mavs, e per farci anche una partita. Me l'ha richiesto, io lo sto facendo, sono aperto a questo tipo di cose, non che debbano essere una serie di analisi squadre, perché insomma le prete obiettivi già sono tante, saranno 20, le vedrete totali, capirete ecco anche il mio giudizio poi a lungo andare sul gioco, che alla lunga può essere anche stucchevole, però sicuramente questa è una cosa interessante, perché è un salvataggio non mio, ma di Matteo. Un Matteo che mi ha però giustamente detto che la squadra è un po' particolare, a partire dal portiere, ma già potete vedere se conoscete i giocatori e le icone come sono disposti. È un semplice schema 3-4-3, quello della Wild, con tutti fuori ruolo mefsati. Secondo me è questa la cosa che Matteo ha fatto, ha preso il vantaggio di uno spagnolo, poi legittimamente, nessuno dice il contrario, ha modificato i giocatori come meglio credeva, tale da fare Caleb in porta. Caleb è un centrocampista che io lo preferisco di gran lunga, ma ha optato per renderlo un difensore. E tra l'altro il parametro di difesa è tanto quanto quello del fisico. Quindi onestamente ha fatto pure mezzo bene, secondo me. Poi sapete come la penso sui fuori ruoli? Non mi fanno impazzire perché sono giocatori che non dovrebbero stare in porta, ma dovrebbero stare in centrocampo eppure sono qua. Però questa è la mia opinione, mi dà quasi un po' di fastidio, ecco, vedere Caleb in porta. Sono punti di vista, preferisco che in porta ci sia un portiere. Comunque, si può giocare pure in questo modo, un po' particolare, molto belli sono i set arcobaleno, li chiamo io così, ovvero con tutte e cinque le categorie di tecnica, quindi ha due extra, ma è come se ne avesse una, contiamo comunque un extra, un tiro, una mossa offensiva, una mossa di difesa, una di parata. È bellissimo, questo set è adorabile, per un portiere questo ha senso perché ha la mossa di parata, quindi ottimo Caleb. Abbiamo poi Merge Fielding, detta agente M, che non so chi sia, il bello di questo salvataggio è che comunque i giocatori, la maggior parte a vederli così, non li conosco, in realtà so che è la giocatrice della Secret Service, chiaro, però non è che la ricordi con interesse particolare. È una giocatrice comunque più interessante per la velocità e comunque perché pur essendo una giocatrice un po' inutile, un po' anonima, questo ci tengo a dirlo, in realtà fa capire una cosa, che ogni giocatore può essere potenzialmente forte, pure in questo gioco. È un motto che utilizzavo su Chrono Stones, che utilizzavo su Galaxy, lo posso ripetere anche sul 2. Vedremo la squadra, ma così ad occhio, ecco, Agente M, una giocatrice scarsa sulla carta, ma se ben allenata con il MEFS o con il MEX, che sarebbe un altro metodo che però non conosco, forse un pochino più preciso, ma a me va bene il MEFS, e beh, capite bene che anche agente M può essere molto forte, poi basta mettergli le giuste extra, le giuste tecniche e il giocatore è pronto. Abbiamo poi Trixie Wonder, che è centrocampista, come lo era di fatto agente M, ma sono in difesa, tutto maxato, ma questo non lo ripeto più, fa parte del MEFS ovviamente. Abbastanza interessante, Trixie Wonder effettivamente mi interessava sapere le stat al massimo, diciamo che nel loro massimo Agente M e Wonder rientrano nella media, tra virgolette, ci sono giocatori secondo me come Torche già più interessanti, eccolo qua, infatti vedete il fisico già va oltre i 130, ma non è solo un discorso di numeri, ma un discorso anche di tecniche. Perché per quanto Trixie Wonder possa essere allenata, ha quelle quattro tecniche che non puoi togliere, puoi aumentarne due. Una è super tecnica, l'altra è una mossa difensiva in questo caso. Torch invece parte con qualcosa di più interessante, con due mosse di tiro, tra l'altro molto forti, seppur in difesa si usano pochissimo. Una mossa offensiva, una extra che già ha l'elemento più che non è per nulla male, super tecnica, è stato espresso, è perfetto. Tra l'altro il dubbio che sia
dello spagnolo salvataggio mi viene dal fatto che questo è il mio torce e io quel torce che ho l'ho preso in scambio dal salvataggio dello spagnolo che aveva un mio amico. Mi sono visto con questo amico, lui ha questo salvataggio e me l'ha passato. Ma non c'è nulla di male, solo che ci tengo a sottolinearlo. Ovviamente è un salvataggio che Matteo ha rimodellato a suo piacere, sicuramente ha perso anche del tempo, ci ha speso molto tempo con il MEFS perché non penso che lo spagnolo avesse Caleb in porta, poi magari sì, non lo so, ma secondo me no, e quindi l'ha un po' rimodulati. Questo è il bello, secondo me, poi di un salvataggio. Diam, giocatore che a molti piace, effettivamente il set delle quattro mosse che impara è molto valido, è perfetto, ha due mosse di tiro, certo, meglio se ne avesse una lunga distanza, ma vabbè, ma tanto. È un centrocampista, è diventato perché l'attacco non si considera. Ha una mossa offensiva, una mossa difensiva di blocco, risparmio super tecnica. Top, tra l'altro, per un alieno come Diem che già spende pochi punti tecnica, con risparmio il tutto va a suo favore. Bruce Barkley, che sarebbe attaccante, scende in centrocampo. Lui è molto forte, l'attacco sicuramente sarebbe ancora più interessante, ma ha preferito metterlo in centrocampo. Il set non è male, è molto buono, mi ricorda un po' quello di Torce. Anche lui con risparmio. È validissimo assolutamente con super tecnica perché lo impara innatamente come Paul Sidon. Ecco chi è che non capivo. È lui, è il portiere in centrocampo. Qua non si poteva fare un set arcobaleno a meno che non mettevi un extra in più, ma a quel punto ha più senso di sicuro che una mossa di tiro. Ha due mosse di parata, ma non gliele puoi togliere. Una mossa difensiva, un'offensiva che per me è comunque perfetta. E ha un alto fisico, ha un'alta difesa, ha un alto controllo. Per cui è un ottimo centrale che io mai utilizzerei perché Paul Sidon è nato portiere e deve morire da portiere. Questa è la mia idea di gioco in Azzurra Eleven. Joe Chagger, ecco che lo vediamo anche effettivamente come sarebbe allenato. E guardate il fisico, è molto alto, dannatamente alto. Essendo che il fisico abbassa la difesa abbassa la grinta, eventualmente nel mio caso, quando allenerò io Chagger, cercherò di allenare un po' di più la difesa, se si potrà, perché io lo utilizzerò un pochino più difensore. Non si potesse, amen, perché mi pare che il fisico abbassa la difesa, ma la difesa abbassa la grinta se è a 12 perché secondo me gli ha messo qualche scarpino, qualche fascia esotica, per dire. Però fosse così tanta roba, a me piace molto. Comunque un difensore che sa essere anche di fisico offensivo non è male. Quindi io su Chagger ci ho puntato e già lo sapevo fosse forte. Lian, grandissima giocatrice, guardate i piedi, molto alti. Che però un po' per il moveset, quel ghiaccio di fuoco perché gliel'hai messo? Sempre che gliel'abbia messo tu, non lo so Matteo, però perché hai messo lì? Non ha senso. Tra l'altro con chi si può fare? Non so se è scritto, vediamo un attimo perché mi pare che debba... Ah, casuale, ok. Pensavo dovesse essere fatto con qualcuno. Invece Gazelle e Torce hanno loro ghiaccio di fuoco. Vediamo in diretta. Con il giocatore, con l'altro giocatore, mi pare. Ah no, casuale. Ma strano. Si vede che l'ha cambiato perché il mio Gazelle fa ghiaccio di fuoco solo e sempre con Torce. Comunque Lin è molto buona. Per essere un centrocampista offensivo, bastavano quelle mosse, ghiaccio di fuoco un po' inutile, secondo me. Ned Youssef, detto Medusa. Questo non so manco da dove arrivi. O è della Zeus o della Royal Academy. Direi. Forse più della Zeus, ma panchinaro mi viene da dire. Molto interessante col Neo Galaxy, ipercittato, ma d'altronde un po' come nei Pokémon. I Pokémon vengono cittati per essere competitivi, ovviamente, e non importa se c'è qualcosa che non deve essere messo. Ovvio, Blastoise con Lanciafiamme non ci può essere, come di fatto Ned Youssef non avrebbe senso, non si può fare con due super tecnica, ovviamente. Finché gli metti Neo Galaxy, fino a Azumarill Eleven, fa ridere, ma ci può stare. Comunque buono in attacco. E poi Amy Peach detta Pink. Questa è una dei 4-5 Power Ranger. Tra l'altro difficili da trovare per la prima volta a Nara. C'è Pink, Red, Blu e Green. Forse c'è anche Yellow. Ma qualcuno di essi si trova la mappa contatti. Qualcuno tramite ingaggio. Forse ci sono anche altri giocatori, non lo so. Non mi dice nulla. In attacco non è così alta. C'ha quel 50 di fisico che boh, non so perché ti sia rimasto così alta la quinta statistica, ma magari hai fatto il max, è un altro tipo di allenamento, seppur poi i numeri dovrebbero tornare come al solito. Ah, super tecnica perché gliel'hai messa, due mosse offensive, non gliele potevi togliere, va bene così, fuoco incrociato. Pink penso sia il suo sogno poterlo avere. Poi Sim Copate, non l'ho mai visto, non so chi sia, però interessante. È molto interessante, mirava quasi a set arcobaleno, ma ciò non sarebbe stato possibile, perché mancava una mossa offensiva, però è un portiere.
Gli ha messo un insuperabile, molto buona, un'alta difesa per essere un centrocampista che ho mai visto. È un buon fisico che però purtroppo non puoi utilizzare perché in porta, a meno che nei contrasti con l'attaccante, sì. Millie Vasey, ottima giocatrice femminile, una delle più forti, forse la più forte femmina, mi pare sia solo su Tempesta, mi pare, non su Bufera, però è come difensore in questo caso, o meglio come centrocampista direi, ma potenzialmente pure come difensore, va bene lo stesso, dai. Abbiamo poi Jeff Iron, detto Hephaestus, si è dato perfettamente, quando sono tre statistiche a uno significa che è perfetto al millesimo. Insomma, alla statistica, perché per esempio con il MEFS molto spesso mi capita che i miei giocatori due statistiche vanno a uno, o una a uno, l'altra a due o a 10 per dire, la terza va a 30-40 e le altre quattro molto alte. Questa è la precisione, ok? Che però io non conosco perché con un metodo differente al MEFS che si chiama MEX. MX, si trova su YouTube, ma sono tutora spagnoli. Io ho preferito il MEFS, mi va benissimo. L'ho provato a capire il MEX, ma non ce l'ho fatta. Poi Icer, comunque Hephaestus è un centrocampista, direi. Sì, con super tecnica, vabbè, quello è scontato. Pure ali di fuoco impara. Un bel moveset Hephaestus, davvero molto interessante. Super tecnica e risparmio sarebbe il top, perché gli ho messo turbaliante. Già, grande turbine va bene. Icer è un attaccante, anche qua perfetta, con il Max direi. Anche lei ghiaccio di fuoco, non serve, già se era di ghiaccio. Gli potevi mettere o una mossa a lunga distanza, una mossa di blocco di difesa. No, altro non serve, c'è già se era di ghiaccio, vabbè. E poi King, che però è un attaccante con Neo Galaxy, con super tecnica e colpo critico. Va bene, questa è la squadra, tanto King non penso che lo utilizzerò. Possiamo rapidamente guardare gli amici, ma è tutto un dire, perché ovviamente sono giocatori di quel salvataggio magico spagnolo che si è messo lì con estrema pazienza. Io mi immagino davvero qualcosa di allucinante ha fatto, infatti le ore lo dimostrano di gioco. Con estrema pazienza si è messo a guardare sui giocatori, allenarli in statistiche uno per uno. Io penso che ogni giocatore del Messi ci impiega circa 20 minuti, immaginate farlo per 100. Capite? Questo argento selvaggio da dove arriva? È bellissimo! È uno di quei palombari che però io non conosco. Ma dove cazzo arriva argento? Ma perché viola? Non dovrebbe essere appunto color argento, color grigio? Particolarissimo! Non so da dove si prende questo palombaro, eh? Forse dall'ingaggio, perché la mappa contatti non c'è. Se nei commenti lo trovate, magari ci faccio un pensiero anch'io perché è molto interessante. Ma in realtà anche Betty Baker, guardate, un giocatore un po' inutile, molto inutile, che però ha. Al MEFS, come tutti, ogni giocatore lo è. Anche Rocky Black, buonissimo difensore perché ha super tecnica. Chops Denton, Marvin, Slider, che non so chi diamine sia, ma anche lui sta. Tutti l'ha allenato. È fantastico. È un salvataggio perfetto, ovviamente de gustibus, quindi con i gusti di questo spagnolo che ha preferito Jammen, Pilgrim, Leder, Skates, Polearm. Che per me è il giocatore più brutto di questo gioco perché ha la faccia storta, non capisco il motivo. Haaland, boh, giocatori mai visti, però il bello del salvataggio è pure questo. Io mi permetterò di fare una partita con questo salvataggio, me l'ha chiesto ovviamente Matteo, non è a obiettivi, ma così, tanto for fun. E andrei ovviamente contro la Chaos, la partita che voglio vedere quante volte l'ha battuta, perché almeno forse in un qualcosa lo batto io. Perché non penso che si sia messo lì a batterla 30, 40, 100 volte. Secondo me l'ha battuta al minimo. Visto che questo salvataggio ovviamente è cheatato, ma ci sta, come pieno di codici. Vediamo. Io l'ho battuta a 5. No! Non ha la Chaos! Non ci voglio credere. Ma cosa qui ha addirittura? Ma cosa sto leggendo? B! Vabbè, poi questi li ha aperti perché poteva. Ah no, non ha le cose super! Dio mio, cosa sto scoprendo? No, vabbè, allucinante. Allucinante. Il salvataggio migliore dello spagnolo, perché questo è il migliore che c'è in rete. Dopo questo, forse verrà il mio, non lo so. Ci tengo a flexare un attimo. Anche se il mio è molto più ragionato di questo qua, perché i giocatori, sì, mefsati tutti, ma un po' a caso, per quanto siano rispettabili. Ma non ha i giocatori allenati, ma veramente. No, scusami, non ha. Vabbè, ho sbagliato, mi sono andato in pappacevello. Non ha le partite fatte al grado S, non ha la Chaos. Non ha fatto mai il segreto. Ma fammi vedere un po' i record, per curiosità.
Ah, ok. Vabbè, divide probabilmente se le citate, 100%. L'album pure. Molto non lo so, probabile che l'ha fatto così. Vediamo un po' le classifiche. Stoltenberg, 8812 presenze, ma non è pensabile, ma non ha senso. Ma no, ma ha citato persino questo lo spagnolo. Ma guardate le presenze di Shawn, cioè non ci credo che ha fatto su 6.366 presenze solamente neanche 300 gol. Con Cheat Engine è possibile modificare questi numeri, che secondo me si perde un po' anche di bellezza del record. Io ho tutti i gol che ho fatto di Shawn, che ne ho di più de dello spagnolo, perché il massimo di questo salvataggio ne ha Nelly 373, il mio Shawn ha quasi 700. Fatti uno ad uno, sul DS o sull'emulatore. Forse in qualcosa lo batto, Ma dai, non avere Pro Lacaos mi perprime parecchio. Non ci posso credere. Almeno c'è la nuova Genesis, almeno, ma dai, ma cosa ci voleva fare queste partite? Perché non le hai fatte? Io mi riferisco allo spagnolo, non a Matteo, perché lo salvataggio lo ha modificato lui, ma di fatto è spagnolo. Direi, visto l'obiettivo che compare in spagnolo, io alludo a questo in base a quell'elemento lì. Ma dai, non ci credo. Io pensavo fosse un salvataggio perfetto, completo, non lo è. Cioè, manca la base, le amichevoli. E tra l'altro è anche evidente di come quindi lui abbia fortemente citato i giocatori, perché non ha battuto neanche una squadra più di una volta. La nuova Genesi l'ha fatta una volta. Vabbè, ma comunque è lecito. Un po' meno lecito, mi consenta, come direbbe Silvio, e non aver fatto neanche un'amichevole. Dai, questo è improponibile. Comunque, non serve commentarlo, insomma, è un salvataggio anche piuttosto vecchiotto, però speravo di meglio. Adesso voglio divertirmi un po', voglio vedere che so, segnare questo ragazzo, Medusa. Voglio vedere, per esempio, con il Neo Galaxy, roba mai vista. È una partita in realtà molto for fun, fare un Neo Galaxy con Medusa, però lo posso fare solamente in questa partita. Poi mi piace, ecco, giocare parlando, ho un canale, lo porto. Spero che sia un contenuto gradito, una ventina di minuti così in scioltezza. Non è mia intenzione, ovviamente, mettermi ad analizzare le vostre squadre, perché bene o male sono sempre le stesse. Il problema di questo gioco non sono i giocatori. I player come me non sono i giocatori in sé, loro non sono il modo d'allenamento, non è questo, non sono queste meccaniche, ma le amichevoli avversarie, perché la squadra più forte, che è la Chaos, che tra l'altro qui manco è presente, lol, oddio, ma addirittura che Will, che non è mai stata passa su Pink, incredibilmente, ma qui dipende un po' Pink come allenata, probabilmente in difesa è a zero, ci può stare. Però dicevo, il problema sono le amichevoli, perché comunque ipotizziamo che ci fosse la Chaos. Si batte in scioltezza la Chaos, perché sì che è al 90-95, ma non hanno mosse allenate, non hanno giocatori allenati minimamente. Sì, ora qui Bellatrix passa, perché ovviamente quei due attaccanti, forse anche l'altro, il terzo, non hanno mosse difensive, non hanno neanche stat in difesa, non sono fatti per quello. Barkley mi sembra velocissimo, mi sembra. Attivano il furore, vabbè. Quindi il problema di questo gioco è la facilità estrema delle amichevoli avversari. Infatti vi spoilerò che con Flavio stiamo un po' ragionando. Flavio è un ragazzo che già spesso mi ha aiutato anche con le divise, ma anche con tante altre cose, con la divisa futura, con gli 8 giocatori speciali. Insomma, Flavio è un intenditore di Cheat Engine, dei codici, del software. Stiamo lavorando, meglio lui, però io proverò poi a promuovere questa sua idea, a modificare le squadre avversarie, renderle al 99 e soprattutto allenargli le tecniche. Sarebbe comunque facile, tra virgolette, perché mi aspetto una facilità di gestione di gioco. Comunque il gioco è facile in sé, basta che lo sia tu. Comunque qui mi parano gli avversari, attenzione, non è così scontato segnare. Io ci riprovo esattamente con Barkley, con il furore anch'io però, perché scemo sì, ma fesso no, perché ho il furore, perché no, utilizzarlo col tiro quadruplo. E quindi, secondo me, l'elemento di facilità estrema sono le amichevoli avversarie, dannatamente semplici. Su Galaxy, perlomeno, mi viene in mente, ci sono tantissime qua al 99. Comunque, anch'esse semplici, perché le batti con grado S quando arrivi a un certo livello di gioco con facilità. Però, andare a modificare, secondo me, le squadre avversarie, renderle al 99, allenarle nelle statistiche, questa è una cosa particolarmente difficile, non so se si può fare. Ma allenare nelle tecniche sì, si può fare, l'abbiamo già provato, ho visto qualche foto. E beh, è un'evoluzione del gioco stesso, eh. È una cosa di pazzesco.
di fenomenale se si riuscisse a portare. Ovviamente per portare questa cosa qua bisogna giocare una ROM diversa, diventerebbe un ACROM, non è che si può sostituire il tutto al gioco ufficiale, anche perché io non lo farei, non vorrei tra virgolette rovinarmi il mio gioco, la mia schedina ufficiale, ovviamente, ma non perché possa corrompere qualcosa, ma perché il gioco deve rimanere puro per quanto mi riguarda. Questa è una mia opinione. Penso si possa fare anche eventualmente modificando il software, la schedina stessa. Però eventualmente bisognerebbe scaricarsi questa ROM, che porterò comunque qualche video per farvi capire cosa si intende. Di fatto è quello che ho appena detto, però tramutato in fatti e non solo parole. Quindi con le amichevoli al 99 avversario, ho provato a vedere contro la Chaos, contro qualche altra squadra, per dire, con tecniche evolute, che per carità non sarà un boost di difficoltà pazzesco, ma sicuramente rende più coinvolgente, più interessante la partita. Ecco, comunque in questo caso ora sto giocando male, però vedo, Nuova Genesis è una delle pochissime squadre insieme alla Chaos, forse la Diamond Dust, no, ma neanche. La squadra dei Dark Emperors, quella voglio vedere al 99 con tecniche allenate. Quella cazzo. Quella che c'è dall'allenatore, mi pare dell'Otaku, non mi ricordo. Che c'è la squadra dei Dark Emperors, però con qualche giocatore cambiato. Invece che Knight, Felt e Shadow abbiamo Celia, Sylvia e Nelly. Però c'è Nathan, Dark Emperors, c'è Sam, c'è Todd, c'è Jim, c'è Steve, insomma, tantissima roba. Quella sarebbe una squadra da vedere al 99 come si comporta. Dannatamente forte. Avrei difficoltà forse, se fosse anche allenata di tecniche, poi di statistiche. E dicevo, quindi sarebbe da scaricarsi questa HROM, HMOD, passarsi proprio salvataggio e giocare con la propria squadra, i propri giochi, i propri schemi, i propri elementi, insomma, a disposizione contro però delle partite molto più difficili. È un'idea che ci stiamo pensando, ed è fattibile. Ovviamente io proverò a promuovere l'idea con qualche partita extra, che vedrete fra un po', rispetto a oggi che vedete questo video, primi di agosto. Però quando poi uscirà eventualmente il progetto finale, secondo me darà una svolta. Anzi, nei commenti vorrei il vostro supporto, perché Flavio ha bisogno di una motivazione. Lui l'ho fatto, te l'ho gratuito, te l'ho personale. Sicuramente se ci fosse qualcuno, non solo io, interessato a questo progetto di difficoltà di Inazuma Eleven 2, beh, è la chiave di volta, eh. Abbiamo fatto tutto con quello, eh. Non è che voglio rifare un gameplay di gioco, ovviamente da zero. Sicuramente mi interesserebbe andare a battere certe squadre con un pochino più di difficoltà, che decidiamo noi, perché in base a come alleniamo la squadra avversaria alla fine, cioè al massimo. Insomma, quello è un bel progetto che però non so quando e se vedrà luce, eh. Tutto ancora un po' nelle nuvole, ma insomma, sembra interessante. Quindi, quello sarebbe eventualmente un ennesimo modo, un'ennesima modalità con cui riprendere in mano il gioco in Doom 2, perché parliamoci chiaro, io perché non farò più di 20 pareti obiettivi, che già ve lo spoilerò, lo dirò poi anche nel corso delle prossime partite, che ne ho già tante registrate, perché alla lunga vedrete che bene o male, i giocatori sono sempre quelli che girano, sono quei 100 che io ho che girano, gli schemi sono quei 16. Le tecniche le conosciamo a memoria, gli avversari li conosciamo molto a memoria, conosciamo i punti deboli, che sono molto più di quelli dei punti di forza, perché ogni giocatore riesce comunque a fare gol potenzialmente, basta che l'avversario abbia il portiere scarico e tu abbia una tecnica, segni. O addirittura in certi pareti obiettivi vedrete che io segno pure senza tecnica, perché l'avversario è molto scarso, o comunque il mio giocatore è molto più forte. Vediamo, sicuramente è un modo diverso di giocare. Io però di fare gol non ce n'ho più voglia, onestamente. Basta, 3-0 va bene. Ho un po' raggiunto la delusione quando ho visto quelle amichevoli non fatte. Cioè, dai, ma fatele con i cheat, mettete la velocità al massimo. Tra l'altro ci sono i cheat facili, che ti permettono di iniziare la partita e avere già come risultato 99-0. C'è già un cheat che ti permette di avere il furore attivato per tutta la partita. Quindi dai, io non so chi l'abbia inventato questo salvataggio spagnolo, ma cioè, tutto perfetto, ma è come se in una torta al cioccolato mancasse il cioccolato. Cioè, una torta di 10 piani, ben strutturata, ben gestita, dove l'elemento torta al cioccolato di 10 piani, cosa manca al cioccolato? Dai.
Cioè, è quel qualcosa di fondamentale l'amichevoli, che mi dà l'idea proprio di una poca cura del salvataggio. Comunque, ringrazio Matteo perché ha permesso tutto ciò, ha permesso questo contenuto. Io, mentre la vi saluto, comunque non sto manco a salvare perché non ho interesse e il mio salvataggio è un altro. Mi importo il mio di Blast, che ormai conta un bel po' di ore, ma non è che faccio vedere adesso, perché ci sarebbero anche degli spoiler che evito. Di giocatori qua e là sistemati. Vi ringrazio, vi saluto, vi faccio vedere anche in diretta come si importa un salvataggio, che è la cosa più semplice di questo mondo, ancora qualcuno non ne ha le capacità, basta cliccare il salvataggio, restore, fine, fa questo bel procedimento, sta barra di caricamento, fine. Vi ringrazio, vi saluto, grazie Matteo, comunque il salvataggio è carino e sicuramente ti sei divertito, hai creato un contenuto ad hoc per questo canale. Alla prossima, ciao ciao!